Come avete già letto dal titolo, oggi in questo vlog andiamo a vedere alcuni meme di ovviamente carattere informatica, programmazione, che ho trovato su Reddit e quindi togliamo gli indugi, andiamo a vedere quali sono questi meme e quindi prima di cominciare vi ricordo come al solito che se questo video vi piace di lasciare un like, commentate qui sotto e di supportare anche il mio lavoro iscrivendovi al canale, cliccando la campanellina, facciamo capire all'algoritmo di YouTube che questo canale è bellissimo. Quindi togliamo gli indugi e andiamo a vedere i meme su Reddit al computer. Allora, siamo su Reddit e quindi iniziamo a vedere i meme che ci stanno, che sono molto simpatici. Già il primo già mi fa scassare. Papà, perché i tuoi occhi sono rossi, figliolo? Il figlio risponde: ho fumato, sapete, l'erba quella simpatica. Il padre risponde: non mentire, stai piangendo perché stavi facendo un programma in JavaScript. Poi dagli torto, andiamo avanti. Scegliendo un provider cloud, qui c'è una gaussiana. Allora, quelli diciamo con, credo che, sì, infatti qui c'è scritto IQ score, il quoziente intellettivo, questo genere di meme ce ne sono parecchie. Tutti sembrano grandiosi e quindi diciamo con un quoziente intellettivo molto basso. Quello della media della gaussiana, diciamo quello con un quoziente intellettivo medio. No! Devi utilizzare Amazon Web Service Azure, GCP, va bene. Invece quelli che hanno un quoziente intellettivo alto, odio ogni cloud provider. Per ragioni differenti. Se vi ricordate, settimana scorsa, venerdì, ho fatto un video che ripercorre l'aspetto di cloud provider, però diciamo per quanto riguarda il cloud storage. E ho cercato di mantenere questo da più da un punto di vista tecnico piuttosto che da un punto di vista commerciale. Quindi sì, ok, ho menzionato Amazon Web Service, ovviamente, perché lì ci stavano anche delle differenze tecniche, come tipo l'Elastic Block Storage di Amazon, che è un'implementazione che hanno fatto loro. Però, come vi dicevo all'inizio di quel video, di recente mi trovavo a spulciare Amazon Web Services e anche Microsoft Azure. E quindi anch'io sono diventato in questa parte della gaussiana che li odio, perché ne ho visti tantissimi in giro. Tra i più famosi, anche quelli magari meno conosciuti, e ognuno ha dei pro e dei contro. Vabbè, andiamo avanti. Oh, questo meme di Biden mi fa schiattare. Project manager, hey, sono queste stime temporali, cioè quindi il tempo per fare una cosa accurate. Lo sviluppatore fa andiamo avanti, dai. Come addestrare un junior developer? Mettendo delle puntini su control e sulla C e sulla V. Così evito di fare copia e incolla. Boh, da dove? Da Stack Overflow, da ChatGPT, da GitHub? Almeno così inizia a sviluppare per i fatti suoi. Andiamo avanti. Stack Overflow. Questo, per chi non se lo ricorda, è Vince McMahon della WWE. Trovi che qualcuno ha chiesto la tua domanda su Stack Overflow. E anch'io faccio sempre questa faccia quando trovo qualcuno che ha fatto la stessa domanda che ho io su Stack Overflow. Ha addirittura una vera risposta. E la risposta sembra funzionare. E effettivamente anch'io faccio questa faccia quando la risposta funziona. L'autore della domanda e della risposta eri tu 4 anni fa. Non ci sono mai stato in questa situazione per il semplice motivo che io sono... mi autodefinisco un utente fantasma di Stack Overflow. Io raramente scrivo, raramente faccio delle domande, ma molto raramente. Cioè proprio nella mia vita ne avrò scritte boh, forse 5. Cioè io mi fermo alla terza vignetta. Andiamo avanti. Questo post, no, questo messaggio di chat, il titolo dice saggezza assoluta. Questo tizio scrive: cringe è un fenomeno client side.
Perché non so cosa significa. A few moments later. Ah, ho capito. Ora mi è tutto chiaro. Grazie a ChatGPT, semplicemente ChatGPT dice che come le cose cringe sono cose che osservi, e in una situazione client side, server side, l'osservatore è client. Vabbè, adesso ha tutto senso, proseguiamo. Impresa da SpongeBob SquarePants, leggiamo. Mi piace il codice pulito. Cosa significa? Arriva SpongeBob e risponde. Significa che lui è spaventato da codice utile. Lui risponde, no, non è così. Gli fa vedere questa roba qua. Fast Inverse Square Root, di cui ne avevo parlato in questo video, molto vecchio, ma andavo a ripescare perché ne parlavo proprio in quel video. SpongeBob risponde, fermati Patrick, lo stai spaventando. Ok, proseguiamo. Qui c'è una papera fatta con l'intelligenza artificiale. Infatti qua il tizio dice, com'è possibile che nessuno abbia fatto una papera di gomma parlante in AI per noi? Ok, l'ha fatta lui, bravissimo. Vaffanculo lo zodiaco, scegli la tua mascotte open source. Vabbè, tra queste il pinguino, cioè non ci sono dubbi. Andiamo avanti. Questa non la capisco. Code Monkeys. Va bene. Sarò forse troppo boomer, non la capisco. Quello è la ruggine sbagliata. Ovviamente qui si gioca sul... Qui si ha il gioco di parole fra Rust, linguaggio di programmazione, e il significato di Rust, che vuol dire appunto ruggine. La crescita di Rust è la più veloce, ma JavaScript regna supremo. Va bene. Questa roba qua su open source versus closed source, la cosa più cringe che ho visto, quindi ve la leggete voi perché già l'ho letta. Ci sono delle cose, diciamo, giuste ma allo stesso tempo sbagliate. Già possiamo andare già anche dalla prima, cioè passiamo dalla prima, che già la prima è sbagliata. Closed source, codice closed source richiede che l'utente ha un'appropriata licenza per usarlo. Gli utenti non possono accedere al codice sorgente poiché la compagnia detiene il copyright, che è vero. Open source, il codice open source può essere usato da chiunque senza una licenza ed è distribuito con il codice sorgente. Questa cosa non è vera. I programmi open source hanno una licenza. Tra l'altro parlavo delle licenze, boh, forse nel mio secondo video che ho fatto in questo canale. È un video secondo me non fatto benissimo, ancora stavo cercando di muovermi alle prime anni su YouTube. Magari andate a ripescare, forse sarà un po' cringe anche questo come video, però il senso è questo, che tutti i codici sorgenti open source hanno una licenza d'uso. Allora, secondo me loro devono scrivere che gli utenti devono pagare per avere una licenza per quanto riguarda i programmi closed source, ma anche là. Per quanto riguarda i programmi closed source, io posso avere un programma closed source ma gratuito. Quindi già legge da questa, a me, vabbè, lasciamo perdere, va. Hemingway distance, function Hemingway distance, la variabile si chiama, credo che questo sia il nome dell'identificatore, quindi il nome della variabile, FBI agent, credo che sia il valore, float 32. E qui c'è scritto un commento, la distanza all'agente FBI più vicino. Allora, io sinceramente non riesco neanche a distinguere che linguaggio di programmazione sia. Ah, Go! Oh, non ho mai programmato in Go, quindi dovrei imparare. Mi piacerebbe impararlo, però diciamo che per il momento non c'ho il tempo. Diventa ricco velocemente. Vediamo quest'altro post. Lavora in una big tech. Crea un bug molto critico deliberatamente nel codice. Riportalo al programma Bounty. Bounty sta per, dice, come si traduce Bounty? Fatemi cercare. Taglia, dovrebbe essere taglia. Infatti taglia ricompensa. Programma Bounty, quindi magari l'azienda ha un programma interno che dà una taglia se qualcuno trova un bug, e gli danno 50.000 dollari di bonus perché ha trovato un bug critico che però lui aveva fatto. Beh, un modo per diventare ricchi velocemente. Le vacanze non sono definite. Le vacanze
side project. Questo sono esattamente io, che mi sa durante le mie prossime ferie lavorerò un progetto, diciamo, laterale, però mi piace e lo farò. Va bene, pinguini, credo che questo sia abbastanza. Vabbè, dai, c'è un ultimo meme con Fry, dai, un meme con Fry, lo guardiamo. Trovata una nuova interessante libreria Python. La documentazione su PyPy contiene caratteri in cinese. Io non l'ho mai trovato, non mi sono mai trovato in una cosa di questo tipo. Però ho trovato dei codici, diciamo, dei commenti lasciati in un codice sorgente scritto in cinese, che però alla fine ho messo su Google Translator e ci sono riuscito. Però non mai, cioè mai sulla documentazione. Perfetto, pinguini, possiamo concludere qua. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo questo venerdì con un video di FK Storia. Secondo me pazzesco, parlerò di un virus molto famoso, quindi vi aspetto venerdì. Però prima di lasciarvi vi invito come al solito a iscrivervi al canale, cliccare la campanellina per supportare il mio lavoro, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.